Benvenuti. Grazie. Abbiamo fatto il pieno. Due balconi, il battesimo, la mano funerale. Abbiamo tutto. Innanzitutto congratulazioni ai genitori. Perché il Signore si è fidato di noi. Gli ha affidato una sua creatura. Perché li ha trovati capaci di educare. Qui ci sono i genitori e il padrino e la madrina, che non sono qui, il padrino e la madrina non stanno qui per l'estetica. Voi dovreste avere un certificato di autorità, ce l'avete? Poi ve lo chiedo, perché il certificato di autorità dichiara che loro sono due bravi cristiani. Ai genitori questo non si chiede, si dà per scontato, perché il battesimo che oggi questo bambino riceve non la riceve nella sua fede, non ha fede. Lo riceve nella fede dei genitori. Infatti, per poter fare un battesimo ci vuole per essere giusto. Quindi si scusa. C'è qualcosa, perché mi pare il battesimo che facciamo. Il battesimo è fatto di segni. Qui ci sono tutti i segni che devono essere letti. Per esempio. Questo è un segno. Che cos'è questo? Come si chiama questo segno? Candela. Questa candela è così. A che cosa serve? A niente. La prerogativa delle candele è quella di fare luce e calore. Se una candela non fa luce e calore non serve a niente. Questa è la fede di questo bambino. A un certo punto del battesimo, dopo averlo battezzato, chiederò al papà di accendere questa candela da questo cielo che si chiama Cielo Pasquale, che si chiama così perché si accende la notte di Pasqua. Quello è il segno di Cristo risorto. La fede del bambino spenta. Papà l'accende del Cristo risorto. Mentre accende questa candela, io dirò al bambino, possa tu portare questa candela, che è segno della tua fede, accesa fino all'ultimo giorno della tua vita. E dirò, con l'aiuto dei tuoi genitori, del padrino e della madrina. Il bambino da solo non può fare niente. Ha bisogno dell'aiuto dei genitori, del padrino e della madrina. Questo è un segno. La fede adesso spenta che si accenderà nel cielo. Questo è un altro segno. Se io vi faccio vedere questa vestita e voi doveste dare un aggettivo a questa vestita, che aggettivo dareste? Questa vestita è pura, è bianca, è pulita. La fede di questo bambino, che chiamiamo ancora, perché non so come si chiama, il nome dovrò dare un genitore, possa tu portare questa vestita, che è la tua fede, bianca, fino all'ultimo giorno della tua vita. Senti, questo è un altro segno. Questo è un altro ancora. Qui dentro c'è dell'olio. Olio consacrato dal vescovo, lo fa una volta all'anno, il giovedì santo, nella messa che si chiama messa crismale, perché quella messa consacra in crisma. Qui dentro c'è olio profumato, mischiato al profumo.
che dà un sigillo particolare. Questo è anche olio. Questo olio d'oliva lo metteremo sul corpo di un bambino. Metteremo sul corpo. Perché? Che significato ha? Che augurio ha mettendo questo olio nel corpo di un bambino? Questo è l'olio che usavano i lottatori del circo. Quando andavano a lottare nel circo, andavano a